Buongiorno, bentrovati, buon venerdì 15 settembre. Oggi la Chiesa festeggia la Madonna Addolorata. È la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata. Il giorno dopo l'esaltazione della Santa Croce, la liturgia ci invita a porre il nostro sguardo su Maria. Maria che accanto alla croce del Figlio ne condivide la sofferenza, ne partecipa del suo amore e condivide fino in fondo quel calice di dolore che il Figlio ha accolto per redimerci. Ascoltiamo il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce del Signore Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleopa, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore. San Bernardo di Chiaravalle, che ha diffuso molto l'amore per la Madonna con le sue splendide omelie, invita a cogliere in questa scena l'adempimento delle parole pronunciate in maniera profetica da anziano Simeone. Simeone infatti preannunziò che questo bimbo è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Quella spada profetizzata si realizza nel giorno della passione. E in duplice senso San Bernardo fa notare questa realizzazione profetica, anzitutto in questa separazione. Sì, perché al posto del figlio di Dio gli viene dato il figlio dell'uomo, al posto Giovanni, al posto del maestro, il discepolo. E quindi in questa separazione estrema Gesù vede Simeone, la profezia di Simeone si vede compiuta, così insegna San Bernardo. Ma ancora insegna il santo cistercense che la spada che trafigge l'anima di Maria è quella lancia che trafigge il fianco di Cristo. Sì, perché Gesù è morto e la lancia non può raggiungere la sua anima, ma raggiunge l'anima di Maria, che più che martire possiamo chiamare. Ed infatti la tradizione la invoca come regina dei martiri. Contempliamo Maria addolorata e affidiamoci a lei come madre. Lei che tanto ha sofferto può comprendere i nostri dolori e per questo per noi prega, per noi piange, per noi intercede e vuole che ci asteniamo dal peccato, perché è il peccato che rovina la nostra vita ed il peccato è la causa dei dolori del Figlio. Stiamo lontano dal peccato, camminiamo sulla via del bene, sulla via della santità che Maria ci indica. E per questo, come fece Giovanni, anche noi accogliamo Maria. L'accolse con sé, dice il Vangelo. Nell'originale c'è scritto in suis, in tois diois, nelle cose proprie, cioè nell'intimità, non solo a casa, ma sempre con sé, che Maria sia sempre nel nostro cuore. Come non ci abbandona mai il pensiero della mamma, così non ci abbandoni mai il pensiero di Maria. Buona giornata! Maria addolorata, prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo.